problema delle migrazioni, come tutti i problemi, difficili problemi in cui si incontra, può essere risolto secondo questo criterio, cioè se non guardiamo soltanto ai numeri, se non guardiamo soltanto, diciamo, al problema in sé, ma cominciamo a focalizzarlo, ecco, sulle persone e sentiamo, e poi quello che il Papa torna spesso a dire, no? Ecco, sentiamo nella nostra carne la loro sofferenza, questo è importante, perché si può anche guardare in faccia le persone ma sentirsi lontani da loro, rimanere lontano da loro. Credo che il punto principale è proprio questo, che noi cominciamo a sentire come nostre le sofferenze di quelli che devono uscire dai loro paesi e che si incontrano ad affrontare pericoli e minacce per sopravvivere. Contro la cultura dell'indifferenza, contro la cultura dello scarto, il Papa propone la cultura dell'incontro, appunto, che vuol dire di nuovo, ecco, prendere su di sé, ecco, le difficoltà e i problemi degli altri. Un incontro che diventa, come dire, veramente una condivisione. Cioè dobbiamo sentirci responsabili, ecco, dell'umanità dei nostri simili, della loro dignità e del rispetto dei loro diritti. Quindi io direi che una si coniuga con l'altra.